L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha reso ancora più attuale e stringente la lotta al cambiamento climatico. Venerdì 24 aprile è stato proclamato il quinto sciopero globale interamente digitale per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto i decisori pubblici sul cambiamento climatico. La lotta al cambiamento climatico è il tredicesimo dei 17 obiettivi che le Nazioni Unite hanno definito nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Ecco, nel video di oggi vorremmo cercare di riflettere su quelle che devono essere le caratteristiche della comunicazione per essere efficace, soprattutto per diffondere e promuovere efficacemente una cultura dello sviluppo sostenibile, in particolar modo legata al cambiamento climatico. Ebbene, partiamo da un concetto molto semplice. Una comunicazione efficace per lo sviluppo sostenibile parte e deve essere costituita da due fondamentali componenti che sono intrecciate indissolubilmente fra di loro. Prima di tutto il talking, e quindi la parola, il verbo, il dialogo, il discorso anche mediatico e poi il walking, quindi l'azione, la pratica anche quotidiana vissuta da ciascuno di noi. Ebbene, sul cambiamento climatico sicuramente il talking non è mancato. Pensiamo all'ampia visibilità mediatica dedicata agli studenti che si sono riversati nelle strade capitanate da Greta e per tirare la giacchetta ai decisori pubblici, ai potenti della terra e per esprimere le loro preoccupazioni sul loro futuro. Pensiamo anche alle decine di moniti, talvolta anche molto forti, molto drammatici, lanciati dagli scienziati di tutto il mondo. Per esempio, chi di noi non ha sentito dire che il 2019 è stato il secondo anno più caldo della storia o che i livelli di CO2 nell'atmosfera stanno raggiungendo dei livelli veramente molto preoccupanti, oppure che il cambiamento climatico potrà avere anche degli effetti sull'acqua, sulle risorse idriche, in particolar modo non solo sulla quantità di acqua disponibile, ma anche sulla sua qualità, in quanto diminuirà la quantità di ossigeno disciolto nelle acque. E ancora che nel 2019 sono stati sfollati ben 7 milioni di persone allontanati dalle loro abitazioni a causa di disastri causati dal cambiamento climatico. E ancora, nelle ultime settimane abbiamo visto come diversi scienziati hanno sottolineato come la diffusione della pandemia fosse o sia correlata all'emergenza climatica. Ebbene, sicuramente se il talking non è mancato, ricordiamo che questo tipo di comunicazione deve essere sempre accompagnata da una comunicazione più concreta, più fattuale, che insiste ed è concentrata soprattutto sulle piccole azioni quotidiane che ciascuno di noi può fare nella sua vita. Ecco che quindi l'invito di tutti noi è quello di partecipare allo sciopero globale del 24 aprile, non soltanto con il cuore, ma anche con la mente, cercando di capire come può concretamente promuovere la lotta al cambiamento climatico, come può concretamente, con atti e gesti quotidiani, cercare di contribuire e soprattutto cercare di sensibilizzare chi gli sta vicino, amici, familiari, parenti, vicini di casa.